Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni. È così che Oscar Wilde, scrittore simbolo dell'estetismo, sintetizzava la sua idea di piacere. Erotismo e sensualità diventano un gioco e una tentazione, appunto, a cui concedersi senza inibizioni. Questa è anche la mission di Angelique Deville, il primo concept store a Milano dedicato completamente ai piaceri dell'Eros. Prima di tutto bisogna distinguere se a comprare un uomo, una donna o la coppia. Gli uomini in genere in questo nostro concept store tendono ad acquistare, se entrano da soli, lingerie per la donna. Ad esempio, come lingerie abbiamo Ophelia Fancy, che realizza questi prodotti un po' burlesque, divertenti, come anche il ballet bum, da spettacolino, quasi. Altri esempi di un brand tedesco, Fishbelly, che ha realizzato questa linea molto estiva, burlesque, aperta. Lascivious, che è un brand inglese famoso per la sua vestibilità e comunque il suo erotismo minimalista. E Fifisha Schnill, che ha questi redisegni che esaltano il décolleté. Le donne comprano sia lingerie che sex toys. Per esempio c'è il Minx, disegnato dalla Shirizin, che è esposto anche al MoMA di New York, con il suo tickler per solleticare. Il Delight, che ha vinto il premio Red Dot Award per il suo design, quindi impugnatura ergonomica che si ricarica all'interno del suo astuccio. Ci sono poi i prodotti della Lelo, azienda svedese, che hanno il caricatore esterno come quello del cellulare, è un design davvero lineare, particolare. Nel nostro negozio è possibile trovare accessori di lusso erotici, come per esempio questi copricapezzoli in Swarovski o le manette ricoperte in Swarovski, sempre della stessa linea, il frustino con il manico prezioso, che è uno dei nostri articoli più richiesti, tra l'altro. La coppia invece fa acquisti di ogni tipo, dalle creme ai giochi alla lingerie, per cui se la coppia entra insieme in questo posto è perché ha già deciso di divertirsi e di andare oltre. In quest'area abbiamo una serie di creme cosmetici sensuali baciabili, che sono vari gusti al cioccolato, alla menta, alla vaniglia, e sono creme per il corpo, il body soufflé, o polveri per il corpo, sempre baciabili, all'interno di questi sacchettini, con il tickler realizzato a mano che serve per cospargere il corpo di polvere. E proprio al piacere, soprattutto a quello femminile, è dedicato O, l'ultimo prodotto nato in casa Durex. Risulta che soltanto il 32% delle donne raggiunge regolarmente l'orgasmo, e esiste addirittura un 17% di donne, quindi circa una donna su 5, che quasi mai riesce a raggiungere l'orgasmo. Per questo noi abbiamo ideato questo prodotto che si chiama Durex O. È un gel stimolante che aiuta l'afflusso di sangue alla clitoride femminile e quindi favorisce in maniera importante l'orgasmo femminile. Ascoltiamo invece cosa ne pensa dei sexy toys Camila Rasnovic, la disinibita conduttrice di Love Line, talk show di MTV dedicato al sesso. Mai prendersi troppo sul serio, scherzare, secondo me questo fa bene all'intesa di coppia, a questo devono servire sex toys, a divertirsi insieme al partner.